Lasciami indovinare, se sei arrivato su questo video probabilmente fai parte di una di queste tre categorie. O non hai un lavoro e hai bisogno di più denaro. O hai un lavoro dipendente ma hai bisogno di più denaro. Oppure sei un imprenditore o sei un lavoratore autonomo ma hai comunque bisogno di più denaro. E lasciami ancora indovinare, se hai un lavoro dipendente o indipendente che sia, probabilmente utilizzi la maggior parte del tuo tempo per lavorare e quindi per ottenere denaro in cambio. Vero o no? Voglio farti riflettere su una cosa. Mediamente un lavoratore dipendente lavora 8 ore al giorno, ne passa 2 nel traffico e ne dorme altre 8. Quindi gli restano 6 ore per vivere. In queste 6 ore deve fare tutto, deve curare la propria persona, deve fare la spesa, deve mangiare, deve vivere. Ma davvero pensi che noi siamo nati per vivere nei ritagli di tempo e che la maggior parte del nostro tempo debba essere spesa in cambio di denaro? In cambio tra l'altro di poco denaro, perché stiamo comunque in una di quelle tre categorie in cui siamo sempre in mancanza. Quindi abbiamo la mancanza di denaro, abbiamo il bisogno del denaro e siamo costretti a lavorare sempre di più. A volte sento persone che hanno 2-3 lavori, ma come si fa? Come si fa a presupporre una vita in cui non facciamo altro che lavorare, spesso e volentieri tra l'altro facendo qualcosa che non ci piace? Perché nella maggior parte dei casi, soprattutto per chi ha un lavoro dipendente, lavora per raggiungere, per trasformare in realtà il sogno di un altro, lavora per la missione di qualcun altro. E quindi davvero pensi che siamo nati per, da piccoli, studiare, da grandi, lavorare, e poi, quando andiamo in pensione, ormai a un'età indefinita, siamo talmente tanto vecchi e stanchi che non abbiamo più voglia di far nulla. Ma la vita quando ce la godiamo? La vita quando la viviamo? Quando prendiamo in mano i nostri sogni e li trasformiamo in realtà? Quando ci godiamo le emozioni? Quando? Soltanto il sabato e la domenica? O quel mese forse che ci danno di vacanza? Ma tanto poi non abbiamo denaro per potercela neanche godere, quindi cosa facciamo? Quindi andiamo a fare magari dei prestiti in maniera tale che poi dobbiamo correre per poter quindi lavorare ancora di più per poter pagare quei prestiti che ci hanno permesso di goderci cosa? Una settimana? Ma poi ce la siamo goduta davvero? O ci siamo portati tutti i problemi dietro? Ma questa non è vita, questa non è vivere. Questo che si sta facendo, questa via che si è intrapresa nel nostro mondo occidentale non è vivere, è essere schiavi. La maggior parte della gente scambia il proprio tempo per denaro, per poco denaro, nella maggior parte dei casi, per lavorare alla missione di qualcun altro. A questo punto potresti dirmi, beh, allora come si fa? Fanno tutti così? Bisogna trovare un lavoro, bisogna lavorare per guadagnare, bisogna sudare, faticare per guadagnare. Queste sono tutte cose che ci hanno insegnato, perché è proprio lì il problema. Se non sei ancora ricco è perché non te l'hanno mai insegnato. Ma peggio ancora, ti hanno insegnato a fare lo schiavo, perché le nostre scuole, il nostro sistema di istruzione, nonché i nostri genitori, nella maggior parte dei casi, ci hanno insegnato a fare questo, cioè a scambiare il nostro tempo per denaro. Nessuno ci ha mai insegnato a creare delle rendite, ovvero a far sì di, è vero, lavorare per un piccolo periodo di tempo, ma quel lavoro viene fatto per creare qualcosa che ci genererà rendite a vita o comunque per un lungo termine. Ricorda, il lavoro tradizionale vuol dire io scambio tempo per denaro. La rendita automatica vuol dire lavoro una volta, guadagno per sempre. Ma questa cosa non ce l'hanno insegnata. A scuola non ce lo insegnano, a scuola ci insegnano a diventare qualcosa, un ragioniere, un commercialista, un avvocato, qualunque cosa dove comunque dovrai scambiare tempo per denaro o dovrai fare il dipendente per qualcun altro. Non esiste scuola, non esiste programma di istruzione che ti insegna a creare rendite automatiche. C'è qualcuno che ti può insegnare a fare l'imprenditore, ma nessuno insegna a fare l'imprenditore facendo sì che la propria azienda diventi una rendita e non che noi diventiamo schiavi della nostra azienda. Questa è la nostra situazione, ma tutto questo si può cambiare ed è proprio questo quello che io ho imparato negli anni. E mi sono reso conto che la mentalità della ricchezza, la mentalità per diventare indipendente economicamente non ci viene insegnata e non è per niente quella che noi abbiamo nella nostra testa. Perché nella nostra testa abbiamo delle convinzioni che ci dicono l'esatto contrario. Addirittura ognuno di noi nella nostra testa ha un settaggio mentale, una sorta di termometro che non gli permette di guadagnare oltre una certa cifra. Forse ti sarà capitato che a volte
hai guadagnato qualcosa di più di quello che inconsciamente tu credessi di meritare di guadagnare o che fosse giusto guadagnare, e casualmente, ti è successo qualcosa che ti ha fatto spendere quella differenza che avevi guadagnato in più, magari il mese dopo o qualche mese dopo. Perché nella tua mente tu devi mantenere un equilibrio, e se il tuo equilibrio è settato a 1000 euro al mese, fidati che non potrai mai guadagnare di più. E se per sbaglio guadagnerai di più, lo perderai. Ma questo settaggio è causa di insegnamenti, di istruzione. E questo settaggio può essere cambiato, ma lo devi scoprire, devi sapere qual è. Questo e tanto altro è ciò che ho imparato, ed è questo e tanto altro che ti insegnerò in questo corso. Corsi come questi vengono venduti in Italia a migliaia di euro, perché non conviene a nessuno che la gente diventi indipendente economicamente, inizi a vivere, a pensare, a seguire i propri sogni e magari a rendere questo mondo un pochino migliore. Ma io penso che sia un dovere morale insegnare a tutti determinate cose, così che poi ci possa essere una scelta, così che poi se scegli di restare uno schiavo è una tua scelta, non è un obbligo. Oggi ci sei obbligato perché non sai cos'altro fare, nessuno te l'ha insegnato. In questo corso ti insegnerò la mentalità finanziaria, la mentalità della ricchezza, scoprirai quali sono i tuoi limiti mentali che non ti hanno ancora permesso di diventare ricco. Scoprirai come cambiarli, come rimuoverli e come installarne di nuovi, e soprattutto imparerai a creare rendite automatiche, non in teoria, ma in pratica. Alla fine di questo corso tu uscirai con delle nuove conoscenze che l'istruzione tradizionale non ti darà mai. Avrai delle nuove convinzioni che ti permetteranno di diventare economicamente indipendente e, se vorrai, anche ricco. E soprattutto avrai imparato a creare rendite automatiche e avrai già iniziato a crearne, in maniera tale che da qui a poco tu potrai raggiungere la tua indipendenza economica e finalmente smettere di essere uno schiavo e iniziarti a godere la vita così come meriti. Non ci credi? Prenditi un po' di tempo, segui il corso, è gratis, ti aspetto.